piaciuto. È evidente che diventa anche molto suggestiva la riflessione di oggi, se recuperiamo per un attimo l'idea di essere ad Aliano, che è un po' l'ombelico delle aree interne, un po' comune simbolo delle aree interne, comune di 1000 abitanti, e diventa particolarmente suggestiva questa riflessione se la facciamo in continuità con altre, alla presenza, chi mi è di fronte, di un parterre di eccezione, di qualità e di profondità, ed un tavolo di presidenza dietro il quale siede, come dire, la mente e il braccio di tutte le politiche che, costruite sapientemente e anche con coraggio, provano a centralizzare la scelta che il governo nazionale, in uno al governo territoriale, compie, riportando, diciamo così, i piccoli centri, la dimensione più locale, e prova a coniugarla, a declinarla con quella più globale, nella quale, con la quale noi abbiamo bisogno di fare i conti. E farlo con la dottoressa Cucciatelli, che saluto, con l'onorevole Borghi, dopo un recente approfondimento sul suo libro tenuto a Roma proprio sull'argomento, e con il ministro De Vincenti, che è positivamente noto per il rapporto dialogante e costruttivo che ha sempre tessuto e saputo irrobustire negli anni, nei vari ruoli che egli ha svolto nelle varie funzioni con il Mezzogiorno d'Italia e con la Basilicata, le grandi crisi complesse, ricordo, ministro, all'epoca viceministro del MISE, diventa, dico, suggestiva questo approfondimento perché lo facciamo con le massime autorità nazionali che hanno immaginato, voluto, ideato, costruito e anche, diciamo, tradotto concretamente in finanziamenti e traiettorie di visione sui territori. E la Basilicata, in questa, diciamo, in questa riflessione, si gioca una partita strategica, una grande opportunità, una straordinaria possibilità che può, diciamo, collegare ai grandi passi in avanti che oggettivamente ha compiuto e ha saputo compiere negli ultimi anni. Da Cenerentola diventa un po' il vettore del Mezzogiorno d'Italia, io dico nel Mediterraneo, in Europa, e prova ad essere esempio di regione virtuosa pur tra mille ombre, che non sta lì con la mano tesa e che prova a dimostrare al governo nazionale e alle altre regioni che, per quanto piccole le cose, le sa fare bene, e che può recitare e vuole recitare un ruolo di protagonismo all'interno di un sistema che si chiama Paese, che guarda l'Europa, consapevole questa regione della strategicità, se volete anche geografica, che ricopre, essendo regione cerniera nel Mezzogiorno d'Italia, soprattutto essendo regione ponte, se volete la mia, nel Mediterraneo, per un'Europa che guarda tanto all'Asia quanto all'Africa. Si può coniugare il locale con il globale, lo diceva l'ottimo sindaco di Aliano, si può coniugare attraverso non solo un investimento significativo
che è finanziario, che è infrastrutturale, che è di marketing, ma è innanzitutto culturale, può essere quella la leva attraverso la quale noi collochiamo una dimensione della nostra società in un ambito più ampio e nello stesso tempo proviamo a viverla da protagonisti anche in luoghi così piccoli, ma proprio perché piccoli anche per poca densità demografica possono essere più virtuosi di altri, possono, come dire, mettere in campo e concepire buone pratiche amministrative, buone pratiche di relazioni tra comuni, tra regioni, tra etnie diverse, e far diventare questo il luogo dell'inclusione, dell'accoglienza, e non sfatare quel luogo comune che spesso noi ci raccontiamo come in una sorta di narrazione ripetitiva sullo spopolamento, per cui questa nostra regione, come tante altre, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, recupera 1700 giovani che vanno via. E proviamo a spiegare come 3500 laureati lucani in Italia difficilmente potranno trovare, diciamo, nell'idea con la quale siamo purtroppo cresciuti negli anni, occupazione in un pubblico che, diciamo così, ha sempre meno spazi occupazionali e che ha bisogno invece di mettere in campo strumenti, opportunità, perché l'autoimpresa la faccia da padrona e perché la conoscenza per fare autoimpresa diventa il presupposto attraverso il quale più facilmente si può traguardare una startup o uno spin-off. Possiamo provare a dire che una regione un tempo non lontano Cenerentola, confusa tra la Campania, la Puglia e la Calabria, oggi diventa un po', è diventata un po' il faro, il vettore attraverso cui si veicola un messaggio di possibilità, perché noi siamo in carne ed ossa i cittadini che dimostrano quanta resilienza c'è, quanta capacità di rigenerazione c'è in questo popolo, che capacità di innovazione e anche di rinnovamento, come voglio dire, nelle pratiche, nelle buone pratiche amministrative noi siamo in grado di mettere in campo. Io penso che questo sforzo sia noto, ma non bastevole, ha bisogno di essere rinvigorito, irrobustito, e una opportunità, sindaco, come quella che ci viene concessa, perché condivisa, perché socializzata, perché sposata comunemente, merita queste giornate di approfondimento, ma merita, come dire, un'azione di proselitismo, di divulgazione, di buoni metodi, uno sforzo anche inedito e a mio giudizio particolarmente coraggioso, che una piccola comunità, non come quella di Ariano, come quella della Basilicata, può compiere rompendo schemi e preconcetti, pregiudizi, spesso culturali, guerra fra poveri, lotte intestine, campanili, muri da ergere. Tutto questo serve esattamente per dire: siamo nelle condizioni per poter traguardare risultati importanti. E chiudo con l'ultima riflessione nell'ambito di un saluto di benvenuto che lascio, diciamo così, alle prossime settimane di approfondimento. Può bastare lo sforzo straordinario che in questi anni il governo Renzi prima, Gentiloni poi, con De Vincenti, prima sottosegretario alla presidenza del Consiglio, poi ministro, l'onorevole Borghi in una responsabilità a cavallo con il direttore Barca, che saluto affettuosamente. Può questo luogo, può questa regione, può questo strumento essere bastevole ad una proiezione futura? Lo sforzo fatto e i risultati conseguiti possono da soli bastare? Io penso di no. Può bastare il patto per il Sud, che pure per metodo e per merito ha rappresentato una forma inedita di
condivisione e concertazione tra territorio e governo centrale. Io penso che siano passi compiuti da giganti, passi in avanti, ma non ancora bastevole. Se noi non accompagniamo questo sforzo con due elementi, il primo è uno scatto in avanti culturale nell'approccio alle sfide che abbiamo, bandendo dalla nostra discussione, dal nostro procedere nelle azioni amministrative, nell'impegno politico attivo nella nostra società, bandendo la paura e la strategia della divisione a tutti i costi. La segmentazione porta al microegoismo esasperato e la paura, soprattutto inoculata nelle vene dei cittadini, porta sostanzialmente smarrimento e incertezza. Noi non abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di coesione, di concepire questa nostra terra come una grande famiglia che si mette in marcia verso il progresso tutta insieme. La seconda, può il Mezzogiorno d'Italia rappresentare, e la Basilicata all'interno del Mezzogiorno d'Italia, considerando questo luogo un luogo ampio di aree interne, mettiamola così, può rappresentare una occasione straordinaria per strategia di investimento dell'Europa e nemmeno solo del paese Italia, perché possa diventare realmente la grande piattaforma culturale e logistica per il Mediterraneo? Queste sono le due grandi sfide che possiamo affrontare, sulle quali possiamo approfondire argomenti, metodi di intervento, occasioni di spesa virtuosa o maggiormente virtuosa. Se però questa è la nostra idea e la vogliamo collocare all'interno della nostra visione politica e istituzionale, noi non possiamo non consegnarla a chi oggi governa il paese e governa con grande saggezza, esperienza e qualità. Ecco perché mi rivolgo tanto alla mia destra quanto autorevolmente alla mia sinistra al ministro De Vincenti. In una recente nota di qualche giorno fa, e chiudo, una mia modestissima provocazione, reduce da un intervento fatto, da un tour fatto istituzionale in nei paesi arabi, ho visitato Dubai e Abu Dhabi, 40 gradi sotto il sole, non è stata proprio un'impresa facilissima, ma immaginare che una terra assolutamente senza storia o con meno storia di quella che abbiamo noi, molto meno storia, possa diventare il più grande porto del mondo e il più grande aeroporto del mondo, diventa suggestivo e immaginare se il Mezzogiorno d'Italia può diventare anch'essa come luogo, come area, la più grande piattaforma logistica di questa nostra Europa. Io penso che una riflessione partendo dal piccolo e inserendo questo piccolo, che sono le nostre aree interne, in una visione un po' più globale, credo possa giovare a tutti per immaginare un percorso più virtuoso che possa traguardare risultati straordinari. Spesso, e chiudo, siamo abituati a non esercitare quell'autostima e quel sentimento di autostima che, se esercitassimo un po' di più, potrebbe servirci per vedere i tanti sforzi che quotidianamente le nostre piccole amministrazioni, la nostra società e anche la nostra regione compiono, e provare a traguardare anche obiettivi fino all'altro ieri inediti, provare a rafforzare la sicurezza sociale, provare a rafforzare il welfare, provare a rafforzare la coesione istituzionale e provare a dire che questa può essere una terra straordinaria per accoglienze, può essere una terra in cui i propri tesori sono catapultati nel mondo e sono amati, conosciuti e apprezzati nel mondo, è diventata un'azione che ha già dato i propri risultati, ma quanta fatica noi abbiamo compiuto e compiamo quotidianamente. Proviamo non a smettere di lavorare, di faticare, di continuare a perseverare, proviamo a continuare e con perseveranza a superare
della diffidenza o il muro della disistima, perché questa terra, questa nostra regione, queste nostre aree interne possono dare prova di visione, di tenuta sociale, di tenuta istituzionale, di coesione e anche di qualità, la cifra della qualità istituzionale che oggettivamente serve a questa Italia in crescita. Grazie.